Fuori ci sono circa 34 gradi, per cui, visto che non devo cucinare subito, ma devo lasciar marinare la mia carne, posso tranquillamente iniziare dentro dove il climatizzatore ci sta dando un qualche refrigerio. Che cosa abbiamo oggi? Abbiamo da cucinare una flank steak, cioè una bavetta di manzo, la pancia, la tasca. La vedete qui, già tagliata, già pulita. L'importante è che nel caso in cui non abbiate un macellaio di fiducia, andiate a farvi togliere bene la maggior parte del grasso, semplicemente per fare che cosa? Semplicemente per evitare quello che succede quando troppo grasso alberga nel nostro barbecue. Fiammate, temperatura fuori controllo, impossibilità di arrivare a una giusta caramellizzazione degli zuccheri della carne. Noi qui invece l'abbiamo già bella pulita e adesso andiamo allora a marinarla. Anzitutto, che cosa mi serve per la mia marinatura? Allora, mi servono due cucchiaini di zucchero di canna, un cucchiaino di coriandolo, un cucchiaino di paprika, un po' di sale, un pochino di aglio, qualche pezzettino di cipolla, pepe, un pochino di rosmarino. Due cucchiaini di miele di acacia, uno, due, e una lattina di birra. Io la lattina non ce l'ho, quindi vado a mettere metà della mia bottiglia da 66. Ecco fatto. Amalgamiamo il tutto. Facendo attenzione che non esca, facendo attenzione che non debordi. Ci andiamo a prendere, come di consueto, una bella vaschetta. Andiamo a prendere il nostro bistecù. Non ci sta malapena. E poi andiamo a mettere sopra la nostra marinatura. E aggiungo in chiusura ancora un po' di sale. Ok, adesso l'ideale sarebbe lasciarla tutta la notte. Io non ho tutta la notte, la lascerò in frigorifero. Adesso la copro anche con un po' di pellicola a riposare, a marinare per almeno 6 ore. A dopo! Circa 7 ore, tanto è stata la nostra bavetta di manzo, o tasca se preferite, dentro la sua marinatura. Allora, adesso la vado un pochino a tamponare, ma poco poco, anzi non la vado a tamponare, magari soltanto un goccino, pim, 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 e me la vado a buttare sul fuoco alto e tiro a portarla al cuore intorno ai 52 gradi. In realtà la toglierò un po' prima perché, come sapete, mangio praticamente la carne cruda, magari 46-47, però continuiamo a controllarla, intanto la cuociamo in maniera diretta. Vedete che il mio bisteccone sta continuando a cuocere, l'ho già girato per fargli fare una bella crociatura. Diciamo che l'idea di massima è quella di tenerlo circa 4 minuti per lato, finché al centro non sarà appunto intorno ai 50 gradi, poi valuteremo il da farsi. Andiamo a girarcelo allora il nostro pezzettone di carne. Vedete? Ovviamente i bordi si sono anneriti un filo di più, mentre qui la crociatura è bella marrone. Andiamo avanti così. Dopo circa 10 minuti l'ho spostata semplicemente perché la crociatura mi piaceva e adesso al centro qui è circa 49 gradi. L'ho misurata non con il solito termometro a sonda, o meglio sì con il termometro a sonda ma non Bluetooth. Adesso la lascio riposare un momento e poi la taglio. Ovviamente il taglio sarà da fare contro fibra perché altrimenti potrebbe risultare un pochino dura da mangiare. E vediamo com'è. Allora, è passato qualche minuto. Io la vado a tagliare. E vedete che al centro è rimasta bella al sangue. Oh, non ci rimane che provarla. Io le do un girettino di sale.
Eccola qui. Vediamo un po'. Ha un sapore intenso e sento tanto la marinatura della birra soprattutto, ma anche della paprika e di quel po' d'aglio che ho messo prima. Per cui devo dire che è un taglio saporito, non soltanto per la marinatura, ma si sente tanto ancora anche la carne, merito di una cottura che appunto l'ha lasciata al sangue. E devo dire che io ci abbinerei uno Shiraz perché è uno dei vini rossi che amo di più. Io adesso continuo a tagliarla. E poi ovviamente finisce come sempre. Per tutte le domande, info@bbq.it, il Bordon via direct, insomma, sapete sempre dove trovarmi. Ciao ragazzi, un abbraccio, alla prossima ricetta.